Benvenuti al Bosco Giardino di Prata per la prima giornata Coppa Campania seconda categoria tra Real Pietrastornina ed Apotheker Mercogliano. Ancora di Apotheker, Sabatino, Emiliano Pelosi, guadagna il fondo, mette una palla al centro, Fusco, anticipato da un difensore avversario, poi il portiere fa su il pallone. Parte dello russo, Emiliano Pelosi, la palla vallata. Grillo, Dello Russo, Dello Russo palla a centro per Mauro Pelosi, salta un avversario, ne salta un altro, il tiro, Merolla in calcio d'angolo, Dello Russo al centro per Graziano, parte Izzo, la palla respinta alla difesa, Pelosi che botta al lato. Pietrastornina che imposta, Pelosi ruba palla, la passa a Fusco, Fusco la poggia all'indietro, Dello Russo sta filata, si spegne di poco al lato. Vediamo, c'è un batte e ribatti, una palla lunga, Cola Russo svirgola, attenzione D'Antonio, D'Antonio solo davanti a Pagano, D'Antonio incrocia e il vantaggio del Pietrastornina con D'Antonio al 31esimo. Ancora Mauro Pelosi sulla destra, vediamo, si accentra, ne salta due, mette la palla al centro per Fusco, Fusco! Bel lancio di Graziano, ancora per Roberto Dello Russo, Roberto Dello Russo mette la palla al centro, il difensore non ci arriva, Pelosi alle stelle! Vediamo Sabatino, la palla lunga di Sabatino a scavalcare la difesa. Attenzione, si inserisce Fusco, palla per Pelosi, Mauro Pelosi! Che si è mangiato, amico? Parte il lancio per D'Antonio, D'Antonio è tutto solo. Attenzione D'Antonio, solo davanti al portiere, Castellano! La palla sul fondo. Ancora il lancio per il solito D'Antonio che si invola verso il portiere, Cola Russo. Ancora la palla da Silvestro a Deiasi, Deiasi punta un uomo, entra in area, rigore! L'arbitro dice che si può proseguire anche se restano dubbi. Dacunzi sul pallone. Parte il fischio dell'arbitro, ecco la palla di Dacunzi al centro, spazza la difesa, arriva Simeone, la botta! Pagano in due tempi. Ultimi assalti della Apotheker,
Riparte il Pierra Stornina, la palla Grillo, Dejasi, Graziano di prima, una bella palla al centro, Pelosi Silvestro e la palla di poco al lato. Sfuma così l'occasione per portare in parità il risultato.